Anno nuovo, presidenza nuova. La Lettonia succede all'Italia nella leadership del Consiglio dell'Unione. Il consolidato meccanismo del trio vede la piccola Repubblica Baltica come anello intermedio fra l'uscente presidenza italiana e l'avveniente lussemburghese, che chiuderà il 2015. A Riga, l'incontro tra Juncker ed il primo ministro Straujuma, in occasione del meeting d'esordio tra commissari europei e governo baltico, ha permesso di tracciare le linee guida del semestre. La piccola Lettonia, 2 milioni di abitanti appena, è al suo debutto assoluto alla presidenza. Aderisce all'UE e alla moneta unica nel 2004, per poi gettare le basi della propria rinascita economico-finanziaria, qualche anno più tardi, puntando tutto su ricerca e tecnologia. L'assemblea digitale, con oltre 700 operatori del settore, che si terrà a Riga verso la fine del semestre di presidenza, è il pretesto per incentivare lo sfruttamento dei servizi web, considerato come uno degli obiettivi per gennaio-giugno. Alla luce degli eventi che hanno sconvolto la Francia, le priorità restano però le discussioni sulle efficienti strategie di sicurezza e sullo scambio di informazioni tra Stati, pur non tralasciando la gestione dell'unione energetica ed il rapporto con la Russia, che sembrano, purtroppo, mettere in secondo piano il controllo serrato sui flussi migratori. Giovanni La Via, deputato europeo del nuovo centrodestra e presidente della Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare, vede segnali di continuità con l'uscente presidenza italiana. La Lettonia vuol dare massimo slancio ai dossier legislativi per il piano investimenti nell'ottica di aumentare la competitività in Europa, dando seguito agli impegni presi nel semestre precedente. Se il paese della leader Straujuma riuscirà nell'intento, questo non lo sappiamo, ma nel firmamento dell'Unione sembra necessario che anche le piccole stelle inizino a brillare.